Costa Amalfi è un giorno storico, possiamo dirlo con un pizzico di emozione, anche di orgoglio, perché ci abbiamo lavorato, creduto, abbiamo difeso questa infrastruttura nei momenti più difficili, quando qualche governo tagliava i fondi, quando tagliava le risorse, quando immaginava di destinarle altrove. Noi abbiamo mobilitato i sindaci, gli amministratori, con petizioni popolari, con interrogazioni parlamentari e grazie anche e soprattutto al lavoro decisivo della Regione Campania, che ha inserito insieme a GESAC in un'unica rete aeroportuale campana questa infrastruttura, oggi possiamo vedere davvero l'apertura di quella che è un sito e un'infrastruttura che cambia il destino di un intero territorio, cambia il futuro di questa terra. Ci saranno milioni di turisti nei prossimi anni, migliaia di nuovi posti di lavoro legati all'indotto, diretto e indiretto rispetto all'aeroporto. Le aziende avranno possibilità di export e import, potranno internazionalizzare con maggiore facilità i nostri prodotti, la grande tradizione, i grandi prodotti agroalimentari del territorio potranno arrivare in tutto il mondo in poche ore. Davvero è un momento storico, una giornata che segna veramente il futuro del nostro territorio. Siamo contenti, orgogliosi di averci lavorato e siamo un po' emozionati. È il sud dell'eccellenza che vogliamo, è il sud dello sviluppo, della crescita, del lavoro, dell'occupazione, delle infrastrutture che dobbiamo difendere, dobbiamo costruire nei prossimi anni in un'Italia unita. È il sud che contribuisce al rilancio dell'intero paese. Onorevole, allora è importante garantire anche i collegamenti per questa infrastruttura lungo non soltanto la provincia di Salerno ma anche le altre regioni. Questa infrastruttura apre ovviamente è l'inizio di un percorso che dovrà portare a rafforzare l'intera infrastruttura circostante nei prossimi mesi. Arriverà la metropolitana qui che collegherà nei prossimi mesi, speriamo quanto prima, dalla stazione di Salerno qui all'aeroporto i turisti che arriveranno. Stiamo lavorando per una rete di taxi, di servizi di trasporto pubblico locale, ma davvero oggi è una giornata di cui essere orgogliosi per il lavoro che un'intera comunità, tutte le istituzioni facendo sistema, hanno consentito di realizzare. Grazie.